Io ricordo sempre un episodio che ha fatto scalpore negli anni precedenti, quando una ragazza dice: io voglio sposare un bel camorrista. Io dico, per capire la camorra bisogna guardare alle sue funzioni. La prima funzione della camorra è assicurare la sopravvivenza ai ceti marginali. Questa è quasi una delega dello Stato, da secoli, no? Invece di occuparsi di queste aree della marginalità, preferiscono che se ne occupi la camorra. È prima un'attitudine, poi diventa perché è un sistema preciso, studiato a tavolino. Cioè, si comincia da quando c'hai 3 anni, ripeto, dando la pacca sul sedere alla ragazza di 20 anni. Cominciando poi con il motorino a 7-8 anni, cioè tu qua vedi bambini proprio piccoli che portano il motorino senza casco a partire dai 12 anni, no? Che va a sfotte magari il poliziotto, lo chiami sbirro, guardio come dicono qua, e fino ad arrivare a 15 anni che già fa il palo per davanti insomma ai luoghi di spaccio della droga, fino ad arrivare a 20 anni, 30 anni che magari ti ritrovi con una pallottola conficcata in testa perché magari sei amico della persona sbagliata o perché hai cominciato a fare delle cose sbagliate. Il 21 novembre 2004, dopo un fine settimana di scontri particolarmente sanguinosi tra i Di Lauro e gli scissionisti, arriva a Napoli il cronista del New York Times che scrive: 6 morti in meno di 24 ore. Questi brutali omicidi compiuti dalla Camorra, una versione locale della mafia, riportano l'attenzione dell'Italia sui problemi del suo disastrato sud. Anche i quotidiani e i network italiani si sono accorti dell'emergenza Scampia. Al telegiornale non si parla d'altro, ma la faida di Secondigliano è appena cominciata. Bella Napoli, bellissima, no? Bella. Era, adesso lascio un po' a desiderare. Camorra, droga. Non so a che cosa ci va a finire. Speriamo che tutto si risolva in bene. La camorra è un corpo sociale molto invasivo, evidentemente ci sono diversi tipi di impresa, l'impresa che vive di territorio, vive sul territorio e parlo dell'impresa edile o dell'impresa commerciale, difficilmente può sottrarsi alla pressione della camorra. Altri tipi di imprese, l'impresa manifatturiera può più facilmente sottrarsi. Sì, la camorra ha in mano tutta una serie di servizi, da quelli di carattere commerciale in modo prevalente, la gran parte dei supermercati, degli ipermercati, da parte degli esercizi di distribuzione alimentare non solo, sono quasi tutti in mano alla camorra. Moltissimi esercizi commerciali, anche di media grandezza, sono in mano alla camorra, e quindi il famoso ripulire il denaro sporco. Quello che è paradossale è che la camorra dimostra una grandissima capacità di anticipare anche le linee del mercato. Oggi per esempio tirano i giovani, no? Sono i più grandi consumatori, la camorra investe nell'abbigliamento giovanile, c'è piena Napoli di negozi di abbigliamento giovanile che sono stati rilevati anche a costi elevatissimi. Moltissimi esercizi per quanto riguarda il tempo libero, night, ristoranti, discoteche eccetera, sono prevalentemente in mano alla camorra. Come in ogni società, i camorristi, i primi camorristi, i camorristi di strada, cosiddetti uomini di onore, si sono trasformati in imprenditori che ovviamente hanno un vantaggio competitivo potendo riciclare denaro che è costato loro poco o niente. Per intimidire dei giornalisti, coloro i quali vogliono cercare di fare inchieste nel vero senso della parola, non c'è bisogno soltanto e unicamente di sparare, casomai di ammazzare per attirare su di sé i riflettori. La nostra macchina è stata devastata dalla camorra come atto intimidatorio, ma questo è soltanto uno dei tanti meccanismi che tentano di mettere in atto, soprattutto per farci spostare da questo territorio, perché malauguratamente ci troviamo proprio in un epicentro.
capita quando la sera ci vediamo, no? Qualche volta a casa di qualcuno, che prima di cominciare, non so, a mangiare una pizza, a vedere un film, a chiacchierare, confidarci, no? Si fa il bollettino di guerra di tutti i piccoli fatti di scippi, schiaffi, ceffoni, violenze piccole varie, che ognuno di noi ha sentito o ha subito. Si fa questo bollettino di guerra e poi comincia la serata. Qua c'è la logica anche del branco, che secondo me è una delle cose più assurde del sistema della camorra. Quando ti danno uno schiaffo, ti scippano qualcosa, anche se lo fa una sola persona, tu non puoi reagire, devi aver paura della tua stessa reazione, perché di solito, anche se non le vedi, ci stanno almeno altre 4-5 persone che fanno i pali, che poi qua nelle strade, insomma, che sono tutte quante vicoli e vicoletti, è facile nascondersi, che nel momento in cui tu reagisci, cioè ci si buttano su di te a branco e ti massacrano di botte se ti va bene. Per campare tranquillo non puoi stare solo, devi appartenere a qualcuno. Non è facile a capire a chi devi appartenere. In un momento moro uno va in carcere nato e ti ritrovi che la gente tua non conta più un cazzo. Io per fatto questo sono sempre stato fortunato, ma quello basta che tu non rompo cazzo a nessuno e nessuno ti rompa a te. Però io voglio stare tranquillo. Ma il problema è che è difficile stare tranquillo certi volte. E quello basta una guardata, una guaglione, e tu ti trovi a qualcuno sotto casa che ti è venuto a battere. Però quello che si deve fare, si deve fare. E io mica posso dire di no quando mi chiedono di fare un viaggio col motorino. Io sti vicoli li conosco da quando sono nato. Lo so che strade prendere, che vicoli prendere per non farmi trovare più. La prima volta è stata giusto un anno fa, oi. Ma una mozza. Mi ha chiesto di accompagnarla a battere un fruttivendola che non voleva pagare. E che ci sono voluto? 15 minuti. Una cosa veloce veloce. Mi hanno dato 100 euro e mi ha già cattato sto bello jeans Dolce & Gabbana. Una mozza mi ha detto che c'è stato un lavoro a fare. A mia moglie ci ho detto che subito torna e me ne sono scisa. Ma una mozza stava appoggiata vicino a mezzo e si stava facendo una canna. Io mi sono avvicinato e ci ho detto: ma una moglie, che si tratta? Ma una moglie, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare in un vicolo là vicino dove ci sta la friggitoria. Saranno 600 euro. O meglio, non fa domanda. Quello che si deve fare, si deve fare. Piglio un motorino e partiamo. A un certo punto a Manamozzo ci è arrivata una telefonata, allora io mi sono fermata. Quando ha chiuso mi ha detto di ripartire e di andare più veloce. Io ho già accelerato, Manamozzo stava a rete a me e mantenevo con una mano sola. Io acceleravo, ma ci stavano un sacco di gente a mezza via. Quando siamo arrivati in due vicoli alla friggitoria, 6-7 guaglioncelli stavano pazziando a pallone in mezzo alla strada. Allora ci ha già luccato: luatevi a mezzo, luatevi a mezzo. Quando a un certo punto mi arriva un pacco a rete, Manamozzo che mi dice: statta zitta, strunza. E poi ha sparato. Ha sparato una, due, tre, quattro, cinque volte, non mi ricordo, ma una mozza mi alluccava: fuitenna, ma che ti sei addormuto, stronza! Quando mi hanno pagato i soldi ci ha già fatto un bello regalo a mia moglie. Il 28 marzo 2004 Annalisa Durante viene uccisa in un agguato. Muore per sbaglio a 14 anni. È l'ennesima vittima innocente della guerra fra i clan. Ci fu un agguato a questo giovane rampollo di Giuliano. Lui reagì. Secondo la ricostruzione fu lui a colpire, sparando all'impazzata, alla ragazza. Secondo altri si fece scudo con la ragazza che si trovava a passare in quel momento. Fatto è che la povera Annalisa Durante rimase uccisa. Abbiamo preso come esempio la morte di Annalisa nel quartiere di Forcella per dimostrare com'è possibile che anche persone non colluse direttamente con la camorra possano esserne vittime.
E da quella storia siamo partiti per cercare di coinvolgere altri stati sociali della società e far raccontare quell'avvenimento da vari punti di vista, che poi è una cosa tipica di Napoli, quella di avere stati della società che si mischiano, in cui è difficile avere una separazione netta. Io poi in realtà non interpreto proprio un camorrista, ma uno che la subisce più degli altri ancora la camorra, perché ne subisce gli ordini, ne segue gli ordini passivamente, veramente un burattino in mano alla camorra, e come tanti ragazzi giovani che già a 14 anni vanno in giro con le pistole o con i coltelli o con quant'altro per scipparti e impaurirti e far sopravvivere questo clima di terrore nel quale vogliono far vivere la gente normale a Napoli. Siamo andati al funerale della ragazzina uccisa a Forcella, Annalisa Durante, un anno fa, no? E c'erano, penso, quasi 3.000 persone, cioè strade piene, ovviamente c'erano giornalisti venuti un po' da tutta Italia, fotografi, gente, politici, c'era il sindaco, c'era tanta gente dei quartieri. E la cosa assurda è che negli occhi di tutti si vedeva comunque lo sconvolgimento, cioè la sofferenza per questa uccisione di una persona che fondamentalmente non c'entrava assolutamente niente con la camorra. Però dal giorno dopo non è cambiato niente. Cioè quelle lacrime che si sono viste a quel funerale, quel dispiacere sentito e vero, insomma, che c'era in tutte le persone che hanno partecipato a quel funerale, purtroppo non si è trasformato in qualcosa di concreto, in una reazione, in un disappunto rispetto a questo stato di cose. Anzi, purtroppo da quel giorno è peggiorato. Poi quello che è successo lo sapete tutti. Negli anni 80, quando c'è stata la grossa guerra fra i clan, una nuova famiglia, una nuova camorra, non riuscivamo a rientrare in ufficio, che immediatamente dovevamo riuscire perché c'erano agguati e omicidi, diciamo, in una successione esagerata. Io innanzitutto, essendo nato in una famiglia di fuori corte, innanzitutto mio padre e poi mio fratello, ricordo da piccolo che nella stanza da letto che dividevamo insieme io e mio fratello Riccardo, c'erano una parete di tutte foto di omicidi. Annalisa Durante muore a Forcella, il quartiere dove per mezzo secolo ha governato la famiglia Giuliano. È sotto Giuliano che il sistema diventa un'organizzazione moderna, che la camorra diventa imprenditrice. I Giuliano dal secondo dopoguerra si sono identificati con il quartiere, sono stati i veri re, il vero potere del quartiere, davano lavoro, decidevano addirittura sulle feste di piazza, sui cantanti. Tutti i commerci illegali, dai giubbini al contrabbando, ad ogni tipo di attività illegale, si identificava con la famiglia. In questo clan c'è la vera storia della città, forse c'è la vera caratteristica principale della camorra metropolitana, con tutte le sue caratteristiche: amore e sangue, violenza e tradimenti, senso della famiglia e senso dell'onore mal riposto e mal concepito, violenza gratuita e violenza finalizzata, grande potere delle donne e grandi passioni. Luigino Giuliano, il cui soprannome è Lovigino, che è una contrazione tra Lob, carino, e Luigino, è stato il vero capo del clan e della famiglia. Quando Luigino era all'apice della sua fama, del suo potere, cioè negli anni 80, si presentavano da lui dei giovani che erano affiliati al suo clan e dovevano aspettarlo per ore mentre lui si puliva, si metteva la vestaglia, si faceva la doccia e scendeva. E si racconta che tra quei giovani ci fosse quel Gennaro Licciardi, detto la scimmia, poi diventato il capo del clan di Secondigliano. Giuliano avevano un buon rapporto con la stampa, si facevano interviste spesso a casa, e questo è il matrimonio della figlia, la figlia Gemma, è avvenuto nel 90, questa è una foto di un collega che non c'è più, che si chiamava Giacomo Di Laurenzio, e questo è Perez, uno dei migliori cronisti del Mattino. Si cercava di fare un appuntamento, si contattavano, qualche volta andava a buca, ma comunque poi
spesso si riusciva a intervistarli. Luigino Giuliano in città, mentre in provincia c'erano altri personaggi, in città decise questa ribellione delle famiglie storiche al disegno accentratore di Raffaele Cutolo con la sua nuova camorra organizzata, che tendeva a diventare referente unico della criminalità organizzata in Campania, con un unico capo e struttura piramidale nel modello di Cosa Nostra. Fu Luigino Giuliano a convocare una storica riunione in un garage, cui risposero addirittura 200 persone. Le case dei Giuliano nel cuore del antico della città, all'interno avevano arredi impensabili. Quando Carmine Giuliano ricevette Maradona, che andò a trovare queste persone che riteneva dei tifosi della squadra, ci furono delle fotografie famose, questa grande vasca a forma di conchiglia in cui fu fotografato Maradona a fianco a Carmine Giuliano, che poi è deceduto da qualche mese. Noi non cacciamo nessuno perché non abbiamo già i nostri problemi, abbiamo le nostre esperienze negative alle spalle, e qualsiasi cosa potrebbe nascere, chiaramente, come ho detto già prima, c'è lo Stato che interviene. Prima la camorra aveva un codice, pure nel modo di ammazzare. Invece oggi si è imbastardita con la mafia. Io ho cominciato nel 85, piena guerra, no? Voglio dire. Però comunque, questo volevo dire, in realtà non si è mai finito. Le faide cambiano no, i nomi, cambiano insomma i cognomi. Dico, la soluzione secondo me non c'è. L'unica soluzione è ripartire dai bambini di adesso, entrare nelle scuole e proprio ricominciare da zero. Il loro pentimento, il pentimento dei quattro fratelli del ramo principale della famiglia, è stato un vero colpo, una vera decadenza e un vero taglio netto con quella che è stata la storia di quel quartiere degli ultimi 50 anni. Il 21 marzo 2005 l'agguato è di quelli clamorosi. In via Tasso due killer sparano a Nunzio Giuliano, il primogenito della famiglia Giuliano, che da anni si è dissociato dalla camorra. Lui stava scendendo da via Tasso, che è una delle strade diciamo più accorzate di Napoli, ed era su uno scooter con la compagna a bordo. Si sono affiancati due killer a bordo di un'altra moto e gli hanno esploso contro, non si sa ancora quanti colpi di pistola, sicuramente almeno uno alla testa. Siccome Nunzio Giuliano in realtà si era distaccato dal suo nucleo familiare originario, qui ne sono arrivati veramente pochi, in genere ne arrivano molti di più con scene molto più, chiamiamole, folcloristiche, di giusto dolore e giusta disperazione, per carità, però. Da tempo era una famiglia perdente, insomma, quindi lo Stato ha perso un'occasione importante, perché secondo me andava utilizzato questa figura anche come testimonianza positiva. Quando Nunzio Giuliano decise di prendere le distanze, volle dare in maniera concreta, in maniera visibile, un segno di distacco e fece quel pubblico proclama in cui dichiarava di volersi allontanare dalla famiglia e dai suoi affari. Furono due i motivi principali del suo distacco: la morte del figlio per overdose e soprattutto la coscienza dell'assurdità della guerra, che non guardava in faccia a nessuno. A Napoli il senso del sacro è presente dappertutto. La città è piena di altari e di statue di santi. Alcuni sono ex voto, costruiti dagli uomini della camorra con le loro mani. Anche Luigino Giuliano, il re di Forcella, è un uomo devoto. Ma la vera devozione, Luigino ce l'ha per gli affari e per la musica.
Negli anni 80 e nei primi anni 90 il suo dominio sul quartiere è totale. Mentre è in carcere, passa nottate a comporre testi per le canzoni dei cantanti neomelodici e si iscrive alla SIAE. Il suo legale di fiducia, Anio Arcella, un giorno pensa addirittura di contattare la regista Lina Wertmüller. Vuole proporle un film che racconta la storia di Luigino Giuliano. E la minaccia nei nostri confronti da parte del sistema dell'illegalità camorristico non è esplicita, anche perché molte volte verifichiamo che c'è un senso del sacro che attraversa le famiglie e questo mondo, diciamo, del popolo anche napoletano in genere. Per cui piuttosto cercano di gestire il sacro con le loro categorie. Il discorso fede e religione è molto complesso. Il fenomeno che si intravede di più è la dissociazione, cioè dissociare l'aspetto religioso dall'aspetto concreto della vita di ogni giorno. Per dirle in parole povere, puoi essere ladro e forse anche assassino e andare in chiesa e la chiesa non ti mette in discussione. È una religiosità, per dirlo con croce, senza costrutto morale, no? Perché si affida ad alcune figure religiose, come può essere Padre Pio, per esempio. Ricordo che un ragazzo mi diceva, uno di questi con queste moto rombanti sotto appunto uno di questi palazzi, che lui era cattolico perché in camera aveva Padre Pio. Ecco. Quindi Padre Pio per tutte le stagioni, si direbbe, per tutte le famiglie. Ecco. E qui guai se tu tocchi Padre Pio. Mi è successo una volta di dire basta Padre Pio, si sono scatenate le ire di una regione intera. Devozione privata. Il profilo psicologico del camorrista napoletano è un profilo di grandiosità, poiché vivono di esteriorità, vivono di gesti, questi gesti e la loro apparenza devono essere i più riconoscibili possibile e quindi si attrezzano con abiti vistosi, macchine vistose, ville vistose. Però questo appartiene al medio camorrista, al camorrista arrivato ma non ancora evoluto. Evidentemente esiste un livello di camorra con persone che non si riconoscono come tali, come camorristi, che hanno un linguaggio forbito e cercano di non apparire proprio perché hanno raggiunto un livello sofisticato del loro stato di camorria. Nei reati predatori abbiamo un abbassamento del livello di età. Abbiamo pericolosi già tra i 15 e i 18 anni, oggi per quanto riguarda rapine e scippi sono già pericolosi. Quindi. Per quanto riguarda i camorristi, la fascia di età è tra i 20 e i 30 anni, dove massima è l'aggressività e la forza, la ferocia, la determinazione di uomini che dell'attività camorristica, dell'interesse camorristico ne traggono un grande interesse. Il 6 febbraio 2005, a Fratta Maggiore, in uno scontro a fuoco con i carabinieri, muore Emanuele Petroso. Ha 15 anni e ha appena rapinato una coppia di fidanzati. I suoi amici lo salutano come se fosse un eroe. Modello psicologico del camorrista, il camorrista dell'alta camorra naturalmente, quindi ha una funzione di carattere manageriale, uno che ha collegamenti internazionali, che struttura una rete forte, che ricerca consensi politici o che addirittura aggancia pezzi di istituzione. Il modello psicologico del giovane camorrista che aderisce è quello naturalmente dell'appropriazione violenta e della quello sì, dell'avere tutto e subito e dell'avere prestigio e ricchezza. I fini, le mete non sono diverse da quelle della società nel suo insieme.
cioè quella dell'arricchimento. Se la società dà grande prestigio a chi è ricco, a chi si è arricchito, a chi ha scalato i gradini, diciamo, sociali, si capisce. Quindi non è che le mete sono diverse, no. È lo stesso avere la villa, avere l'appartamento con i marmi, esibire macchine potenti, eccetera. Solamente che le vie sono traverse, ecco. Mentre a Napoli le vecchie famiglie della camorra cittadina si sgretolano e i Giuliano di Forcella diventano collaboratori di giustizia, in provincia di Caserta c'è un clan che non conosce crisi. Più che un clan, è un insieme di clan, una confederazione. I casalesi hanno un'organizzazione che ricorda la mafia siciliana, con una cupola per gestire gli affari e pochissimi pentiti. E come i corleonesi di Corleone, sono l'espressione di una mafia locale, di origine contadina, ma capace di portare l'attacco al cuore dello Stato. Negli anni Ottanta, i casalesi sono già il prodotto più evoluto del sistema camorra. Sotto la guida di Antonio Bardellino e Mario Iovine, cacciano dalla loro terra i luogotenenti della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Poi impongono una nuova cultura di omertà, eleggono sindaci e consiglieri provinciali, ammazzano sacerdoti e sindacalisti quando sono d'intralcio, droga, smaltimento di rifiuti tossici, cemento, armi, prostituzione. Non c'è settore in cui il clan non sia attivo. È un giro d'affari che frutta 30 miliardi di euro l'anno. Lorenzo Diana è l'uomo che li combatte da 30 anni. Prima dai banchi di un consiglio comunale, poi da quelli del Parlamento. Ma il prezzo che ha dovuto pagare è altissimo. Scorta 24 ore su 24. Auto blindata. Casa blindata. Parti del nostro territorio sono più sotto il controllo della camorra che dello Stato. Il clan dei Casalesi si afferma nella nostra regione all'inizio degli anni Ottanta come punta di diamante del cartello della nuova famiglia nella guerra contro la nuova camorra organizzata. Antonio Bardellino e Mario Iovine si offrirono come capi dell'alleanza di guerra contro Cutolo, al punto da imporsi su tutti gli altri clan. Bardellino riesce ad entrare nella cupola di Cosa Nostra, riesce ad aprire canali di traffico della droga dall'Italia al Sud America. Il clan dei Casalesi ha ramificazioni in varie regioni d'Italia: Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Marche, Puglia, ha presenze economiche in oltre 10 paesi stranieri, altro che mafia minore. Sulla fine degli anni Ottanta, però, il clan dei Casalesi entra in crisi. Divise in due schieramenti opposti, le famiglie si combattono in una guerra sanguinosa. Cosa succede? Che la granitica organizzazione dei Casalesi si scinde in due compagini delinquenziali che si contrappongono in armi. La prima, che fa capo alla Schiavone Francesco e Bidognetti, e la seconda, che invece fa capo alla famiglia De Falco. La contrapposizione di questi due gruppi genera molti omicidi. Nel cimitero di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa sono tumulati i corpi di decine di soldati della camorra morti negli agguati organizzati dalle famiglie rivali. L'unico dei bardelliniani rimasto vivo dopo la faida di Casal di Principe è Sebastiano Caterino. Per sfuggire ai nemici che lo vogliono eliminare, si nasconde per anni in una villa blindata. Poi, convinto di essere stato dimenticato, ricomincia a fare affari e a uscire di casa. Ma il 31 ottobre 2003, alle 11:40 del mattino, una pioggia di proiettili lo raggiunge sulla piazza di Santa Maria Capua a Vetere. Muore sul colpo. Nel cimitero di San Cipriano d'Aversa, la foto di Sebastiano Caterino sembra quasi fuori posto. È l'unico soldato della camorra ad aver superato i 35 anni. Sono state uccise delle persone a distanza di anni dopo che avevano avuto la sentenza di morte dal Tribunale della Camorra. Quella è una sentenza che andrà sempre eseguita. Ci fu un vertice del clan dei Casalesi
nel quale decisero di compiere un attentato contro la mia persona. Avevano deciso di piazzare una bomba sotto la mia auto mentre mi recavo ad un comizio. Ma l'attentato contro il senatore Diana, per fortuna, non è mai stato eseguito. Il 16 dicembre 2005, dopo aver ricevuto nuove minacce dal boss Francesco Schiavone, detenuto in carcere, i compagni di partito e la società civile organizzano una giornata di solidarietà in suo onore. Un vero e proprio braccio di ferro fra Stato e Camorra. Lorenzo fa quello che dovremmo fare tutti, il coraggio della denuncia e della parola. Un uomo coerente, lui ce l'ha messa tutta nell'arco della sua vita, un grande conoscitore della sua terra, uomo di forza e di passione, che mai come in questo momento non può essere lasciato solo. Casalesi è il gruppo mafioso nel senso tecnico della parola, che credo in questo momento ha il più alto numero di latitanti che vivono certamente disturbati nei comuni che rappresentano l'enclave fortissima di questo clan, l'area del lago Aversano, i comuni di Casale, Casapesenna, San Cipriano, ma soprattutto quello che si sta verificando in modo determinante e che credo deve essere rimarcato è una evoluzione in senso particolarmente imprenditoriale di questo campo. E nel campo dell'edilizia, nel campo del movimento terra, gestisce il business dei rifiuti legali. Vorrei che questa voce ferma, non retorica, fosse intesa da tutti. Vorrei dire agli uomini della Camorra che ogni minaccia, ogni intimidazione, ogni atto di violenza è da noi intesa come una sfida al più grande partito italiano, perché noi reagiremo con tutta la forza e la durezza dello Stato. Quindi state buoni, cari signori, non osate. La superstrada, uscite Casale, usciamo a Casal di Principe e poi arriviamo al santuario. Stiamo un'oretta e poi torniamo. Nell'estate del 1988 l'associazione Libera organizza un campo antimafia nazionale al santuario della Madonna di Briano. È un luogo simbolo della lotta alla criminalità, dove ancora oggi i sindaci dei comuni del Casertano si incontrano per scambiarsi esperienze e consigli. È una tradizione che non piace al clan dei Casalesi, che nel novembre del 2005 dà fuoco al portone del santuario. Tra il 93 e il 96 toccammo con mano una voglia di cambiamento. Fu allora che Renato fu eletto sindaco, cioè quelli che erano l'altro modello, l'altro ordine politico, sociale, culturale, furono chiamati tutti a dirigere comuni, a rappresentare questa comunità. Allora si toccava con mano la fiducia, era il periodo dei grandi risultati dello Stato. Il 19 marzo 1994 il clan dei Casalesi uccide per la prima volta un sacerdote. Si chiama Don Giuseppe Diana ed è il parroco di Casal di Principe. I killer lo aspettano davanti alla chiesa. Gli sparano la mattina presto, mentre si sta vestendo per celebrare la messa. Don Diana è un uomo coraggioso. Sfida apertamente la camorra, organizza manifestazioni e scrive opuscoli contro il clan dei Casalesi. I sindaci campani scendono in piazza e sfilano in silenzio per le vie del paese. È il più grande corteo contro la camorra mai organizzato a Casal di Principe.
L'organizzazione del camorra organizzata di Cutolo provoca per reazione l'accorpamento delle famiglie contrapposte nella Campania, e questo dà una grande spinta poi ad una ristrutturazione organizzativa. Ma diciamo che la cosa più importante, penso io, è il notevole flusso di denaro che è avvenuto dopo il terremoto. Il 1980 penso essere un po' lo spartiacque di questa vicenda. Pezzo della società si esca fuori. Un minimo è stato per un lungo periodo di tempo. È totalizzante fino a quella che interviene anche nei rapporti interpersonali. Si tengono debito con te, tu ti rivolgi al camorrista, qui viene da me e fa risarcire il debito. Non c'è bisogno di andare dal giudice di pace per fare una cosa del genere. Il 16 settembre c'è stata la sentenza che ha chiuso un processo che per dimensione è il più grande mai celebratosi in provincia di Caserta ed è tra i più grandi che si sono tenuti nell'ultimo quarto di secolo in Campania. 21 condanne all'ergastolo e con circa 750 anni di carcere per gli affiliati del clan. Francesco Schiavone non è uno qualunque, è il capo dei capi del clan dei Casalesi, una figura leggendaria nei paesi dell'Agro Aversano. I suoi alleati lo chiamano Sandokan, ma a lui il soprannome non piace. Con Francesco Bidognetti, Michele Zagaria, Antonio Iovine e il fratello Walter, Schiavone controlla militarmente il territorio di Casal di Principe, dove ha decine di rifugi e può muoversi indisturbato. Durante la latitanza, Sandokan sfida lo Stato diventando padre due volte. Per 5 anni polizie e carabinieri lo inseguono. Lui però non si muove dal paese. Nascosto in un bunker scavato nel cuore della roccia, trascorre il tempo dipingendo, leggendo testi sacri e impartendo ordini di morte. L'11 luglio 1998 anche Sandokan viene arrestato. Ma non è la fine del clan. Dal carcere, Schiavone continua a comandare. Sotto di lui, a piede libero, rimangono i reggenti Antonio Iovine e Michele Zagaria. Anche Walter Schiavone, il fratello di Sandokan, prima di essere catturato, si nasconde in un bunker. La sua villa, alla periferia di Casal di Principe, è un indirizzo famoso. La villa di Walter Schiavone, che è stata sequestrata e poi confiscata in Casal di Principe, è una villa di stile hollywoodiano, con un ampio atrio con delle colonne, uno scalone d'ingresso, all'interno un salone immenso con un pavimento in marmi nero e bianco, scaloni laterali che portavano ai piani superiori dove c'erano le camere da letto, tra le quali la camera da letto di Walter Schiavone, che aveva la particolarità di contenere all'interno una piscina con una statua antica di una Venere al bagno. È stata costruita, almeno così si dice, dal popolo seguendo un po' il film di Scarface, il famoso film. E infatti la villa, pure gli interni, più o meno ricalcavano quel tipo di villa, all'esterno e all'interno. Vuoi fare la guerra con me? Ora, prima, sì! Ok, farete la guerra con il più forte. Ora, con chi
chi vi credete di fare la guerra? Io sono Tony Montana! State facendo la guerra a me! Fate la guerra al numero uno! Sto ancora in piedi, no? Sì, in effetti quando la confisca è diventata definitiva, quindi lui, diciamo, non so chi, comunque sono stati portati via tutti gli arredi, gli infissi e poi sono stati bruciati i copertoni in ogni stanza. E quindi ecco perché adesso è nero fuorigine. C'era un lampadario dalle dimensioni faraoniche, immense, segno di una personalità particolarmente non presente a se stessa. E quella è la macchina confiscata, che però pure questa è stata distrutta. Noi come Agrorinasce l'abbiamo presa in amministrazione questa villa, abbiamo fatto un progetto esecutivo curato dalla Facoltà di Architettura di Aversa per destinarlo ad un uso sociale. Abbiamo avuto un finanziamento della Regione Campania di 400.000 euro e qua diventerà un centro sportivo riabilitativo e per disabili. Negli anni Ottanta la camorra casertana scopre il grande filone degli affari di rifiuti, l'inceneritore di Firenze va in tilt e bisogna portare rifiuti altrove. Il clan dei Casalesi si fa avanti, cominciano ad arrivare rifiuti solidi urbani e tossici da tutta Italia nel Casertano e nella nostra regione. La commissione parlamentare ecomafie ha scritto di una cava tra la provincia di Caserta e di Napoli nella quale sono stati sversati i rifiuti caricati su 28.000 tir. È come mettere un tir l'uno dietro l'altro da Milano fino a Caserta. Il trasporto di un carico dal nord Italia a Caserta dava un valore di circa 2 milioni di vecchie lire. Invece un carico di rifiuti tossici era capace di dare alla camorra oltre 100 milioni di vecchie lire. Sono le cifre che parlano chiaro. Nella provincia di Caserta ci sono cave che erano nate per l'estrazione del tufo o del terreno per la costruzione di alcune superstrade. Quelle cave successivamente sono state utilizzate come sversatoi di rifiuti, compresi quelli tossici. L'intero territorio nostro è stato fortemente inquinato ed avvelenato. Abbiamo avuto un danno ambientale incalcolabile che pagheranno intere generazioni anche nel futuro. Una ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità ci assegna il triste primato delle malattie tumorali. La camorra, cresciuta militarmente ed economicamente, decide di conquistare anche le istituzioni, la politica, i partiti. La scalata inizia con una lista civica a Casal di Principe. Negli anni 91 e 92 c'è il primo intervento dello Stato che scioglie alcuni consigli comunali per condizionamenti camorristici. Fra questi Casal di Principe, San Cipriano d'Aversa, Casapesenna. Il ministro dell'Interno arriverà in provincia di Caserta a sciogliere ben 20 consigli comunali su 104. Quelli degli anni 90 non sono stati gli unici scioglimenti. Nel 2005 vengono commissariati per infiltrazioni mafiose 19 comuni campani, ma i sindaci sospesi per camorra presentano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Chiedono di essere reintegrati nelle loro funzioni e di allontanare i commissari del governo inviati da Roma. La permanenza qui è condizionata dalla decisione del TAR che dovrebbe essere presa proprio oggi. Oggi ci sarà in discussione
al TAR di Napoli il ricorso presentato dall'amministrazione comunale che è stata sciolta. Perché? E per motivi di camorra. C'è stata la commissione d'accesso nominata dal prefetto di Napoli che ha svolto un'indagine qui ad Afragola per alcuni mesi, alla fine ha preparato una relazione che è presentata al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno ha deciso per lo scioglimento perché c'erano fondati sospetti di collegamento fra l'amministrazione comunale e la camorra. L'amministrazione è stata sciolta per presunte collusioni con... Però è chiaro, sempre poi da verificare cose da vedere. Ma da quanto? Ah? No, l'amministrazione mi sembra che ha fatto fece il ricorso, no? Il 21 ci stava la prima udienza, sarebbe ieri. Però è chiaro che la cosa poi non è che c'erano pure altre udienze, non è che il TAR, il Tribunale Amministrativo, si pronuncia in un solo giorno, ci saranno altre udienze che devono verificare le carte, gli atti. Ma voi ci sapete sapere come la notizia è vecchia, sì. I forni crematorici, per esempio, il problema italiano, solo quello, specialmente in meridione, sono problematiche che si stanno di Garibaldi o dai Domani, se non sbaglio. E per la prima volta nella storia della Repubblica viene sciolta per infiltrazioni della Camorra anche una ASL. Ma gli appalti sono quelli che sono indicati nella motivazione, ecco, c'è un appalto per la fornitura e lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono tipologie ai servizi di pulizia, altre sono indicati espressamente, insomma, sono le classiche attività contrattuali che gestisce un'azienda. Quanti soldi? I soldi sono tanti. Questa è un'azienda che gestisce circa 600 milioni di euro l'anno, ha un bilancio di 600 milioni di euro l'anno, quindi è un bilancio rilevante, per quanto prevalentemente è un bilancio rigido, spese dovute, spese di funzionamento, ma... A Castel Volturno in 40 anni sono sorte case e grattacieli per 30.000 persone, spesso senza licenza, su terreni privati e del demanio. Lo scempio degli scempi è Villaggio Coppola Pineta Mare, 1,5 milioni di metri cubi di cemento armato, 7 torri color crema e bordure marroni. Anche Castel Volturno è un feudo del clan dei Casalesi. Il territorio di Castelvolturno è un territorio dominato dalla Camorra, un territorio dove molti sono agli arresti domiciliari, quindi tutti i giorni devono presentarsi dei carabinieri e firmare così. Castelvolturno ha una storia di 30 anni di sfruttamento, di abusivismo edilizio, di violenza sul territorio, di distruzione, dove tutto è inquinato. Siamo nella provincia più inquinata d'Italia, dove si dice che c'è un 400% di tumori in più rispetto all'altro, rispetto all'altra Italia. C'è la camorra nel fieno, c'è la camorra nel bestiame, c'è la camorra nel caffè. Non è che un bar è libero di comprare il caffè che vuole. C'è un caffè che viene imposto. Ci sono varie maniere della camorra di dominare il territorio. Fino a pochi anni fa la camorra riusciva addirittura a capire alle votazioni chi aveva votato e per chi. Noi a Castelvolturno siamo famosi come luogo di prostituzione. C'è un centro, diciamo, dove le prostitute si smistano. Bisogna qui distinguere i due mondi. Il mondo della prostituzione africano, dove la principale gruppo, diciamo, di ragazze prostituite che è entrato nel traffico di esseri umani a scopo sessuale è nigeriano, e l'altro dell'est. Dicono che da queste parti ci siano le prostitute più belle della Campania. Di sicuro è il posto in cui se ne incontrano di più. E difatti il litorale Domizio è un via vai continuo di macchine che si accostano al bordo della strada e ripartono. A gestire il traffico di esseri umani è l'albanese Agim Castrati. Con lui i casalesi hanno stretto un patto
è la prima volta che uno straniero entra a far parte dell'organizzazione. Per occupare il marciapiede dove abbordano i clienti, le ragazze devono chiedere la licenza e pagare un fitto alla camorra, un tanto al metro. Senza licenza per battere, entro sera gli uomini del clan ti sparano e ti buttano in un fosso. Il mondo della prostituzione è uno degli incentivi economici. Tutti gli alberghi sulla zona vivono di coppiette abusive di prostituzione. Non ci sono altre entrate. Il Volturno è un centro di smistamento di droga a livello internazionale, si può dire. Cioè vengono addirittura giovani dall'Abruzzo, vengono da altre parti. Io stesso alcuni anni fa avevo la possibilità di accedere ai luoghi dove si spacciava, nella Pineta. Più tardi è stata recintata e quindi anche in questo senso c'è stata una diminuzione, c'è stata una... venivano lì, erano da autentici banchetti, piccoli negozietti su Pineta dove la droga veniva smerciata. Poco tempo fa la Pineta è stata recintata e i tossicodipendenti della zona si sono riorganizzati. Fuori dai cancelli hanno montato delle tendopoli dove si spaccia e si fuma crack. Politica, economia e religione, cioè uno non mi spara ma va a far pressione su chi è il capo perché mi tolga, sono un miracolo vivente. A Scampia tutto gira attorno alla droga. Prima della faida tra Paolo Di Lauro e gli scissionisti, le piazze di spaccio del quartiere sono 20. Ognuna rende 52 milioni di euro all'anno. L'attività è ben organizzata. Ci sono i promotori della vendita al dettaglio e i delegati che trattano con i tossicodipendenti e guadagnano 7.000 euro al mese. Poi ci sono i singoli venditori, i pusher. E in fondo alla scala stanno i visitors, gli eroi nomani all'ultimo stadio, che il clan Di Lauro paga per provare la droga tagliata. Ma gli scissionisti fuoriusciti dal gruppo di Paolo Di Lauro vogliono rendersi indipendenti e approfittano della latitanza del vecchio boss per ribellarsi al figlio Cosimo Di Lauro, il reggente del clan, che ha iniziato a sostituire i responsabili delle piazze di spaccio con una generazione di trentenni fedeli ai suoi ordini. Il sistema Camorra è la realtà più presente nella nostra zona e la possiamo definire proprio la vita di famiglie e di persone da quando nascono al termine. Comprende sia l'ambiente abitativo che molte volte è controllato, sia nell'assegnazione degli spazi, nell'assegnazione dei negozi, nell'assegnazione delle case. E il passaggio per esempio dalle casse comunali all'utilizzazione abusiva di spazi. Tutto questo vuol dire che le famiglie sono vincolate in questa rete. Chiere non ha centri per i bambini, non ha centri sportivi se non pochissimi rispetto agli 80.000 abitanti del quartiere, non ci sono sale cinematografiche, non ci sono sale di audizione musicale, non c'è biblioteca. I supermercati sono nella fascia periferica del quartiere. Gli omicidi a Scampia iniziano nel settembre del 2004. In un campo nomadi del quartiere vengono uccisi due rom sospettati di essere legati al traffico della droga. Poi, dal 28 ottobre, la faida diventa ufficiale. Nel quartiere si spara ogni giorno. Gli scissionisti e gli uomini di Di Lauro si affrontano per strada a viso scoperto. Le statistiche arrivano a contare 47 omicidi.
Tra i caduti ci sono anche degli innocenti, come Gelsomina Verde, giustiziata il 22 novembre a 22 anni. La sua colpa è di essere fidanzata con un ragazzo vicino agli scissionisti. I carabinieri la trovano in serata, carbonizzata dentro la sua auto, con un colpo di pistola in testa. Proprio questo grande mercato della droga ha reso il quartiere appetibile per diversi gruppi e clan della camorra. Chi capì l'importanza di questo affare e soprattutto della necessità di gestire questo affare in sordina fu proprio Paolo Di Lauro. Da una scissione all'interno del clan Di Lauro è nato la cosiddetta faida di Secondigliano, la guerra tra gli scissionisti e i Di Lauro, per motivi sia generazionali, quindi di incompatibilità con i figli di Di Lauro che gestivano il clan in assenza del padre latitante da 2 anni, e sia per motivi economici, perché appunto gli scissionisti rivendicavano maggiori guadagni nel traffico della droga. Ora, queste guerre di camorra, queste faide, sono cicliche, quindi sono fasi, quindi paradossalmente, diciamo così, quindi sono elementi di una regolarità. Il bambino molte volte nasce che il genitore sta in carcere, si abitua ad avere un rapporto con il carcere come potrebbe essere andare a trovare lo zio o il nonno, e molte volte anche nel gioco compare questa esperienza. Quando un bambino piccolo, per esempio, gioca, le bambine giocano alle bambole, giocano ad andare a portare il pacco al padre che sta in carcere. Io penso che da una parte bisogna investire su una nuova generazione, no? E questo è un tipo di percorso. Quindi assicurarle, ecco, tutti i percorsi scolastici, le occasioni formative, i percorsi lavorativi. Dall'altra parte però bisogna, ecco, trovare nuovi percorsi che a monte e a valle cerchino il recupero di questi ragazzi. In genere le donne di camorra, per così dire, sono in parte complici e in parte vittima. Questo è un aspetto interessante. Le stesse ragazze, quando crescono e diventano donne già a 12 anni, mettono in conto di poter stare con il giovane, con il ragazzo spavaldo, forte, che sfida, che guadagna, che ostenta ed esibisce questo potere anche economico vissuto criminalmente. Ecco, queste ragazze che crescono e sanno che devono sfidare poi il tempo del carcere, devono sfidare il tempo della separazione. La scuola è come dire, assediata dalla criminalità più che dalla camorra, nel senso che le scuole nella nostra città e nella nostra provincia sembrano delle carceri, grate alle finestre, cancelli di ferro lunghi corridoi, perché vengono continuamente assaltate e derubate. Mentre a Scampia si continua a sparare e a morire, alcune scuole si organizzano. L'Istituto Tecnico Galileo Ferraris raccoglie 2.300 ragazzi ed è forse il segno più forte della presenza dello Stato nel quartiere. Qui, oltre alle normali materie, gli studenti devono frequentare anche un corso sulla legalità e un corso speciale. Costruendo videogiochi e usando i computer, i ragazzi imparano a prendere le distanze dalla camorra. Nel momento in cui non vengono a scuola, che fanno? Un mese, 2 mesi stanno senza far niente, il terzo mese ci pensano, il quarto mese tengono il fascino dei 500 euro, dei 300 euro per fare piccoli servizietti e così via. L'istituzione della scuola a Scampia rappresenta uno dei presidi più importanti per la costruzione del senso civico, per la democrazia. Allora, questo è un quiz sulla legalità, che diciamo fa capire il profilo ipotetico di una persona e come si comporterebbe in determinate situazioni quotidiane che si vivono in un quartiere come quello di Secondigliano, Scampia. Se qualcuno guarda la tua ragazza, che fai? Come si è visto qui a Napoli, molte volte
diciamo, molti ragazzi sono morti per banalità, come guardare la ragazza di qualcun altro. Qua dice: se sono armato, ammazzo, lo piccio a sangue, chiamo amici e lo pestiamo, oppure aspetto se fa qualcosa in più e guardare scatta la rissa. I bambini piccoli, noi come sappiamo, sono ingenui. Invece di giocare a nascondino, invece di giocare a chiapparella, giocano a vendere la droga. C'è un bambino, imitano le persone più grandi. C'è un bambino che spaccia, un altro che fa il palo, un altro che chiama, strilla quando c'è la polizia. Allora si vede questo... Non si riesce a capire se questi bambini lo fanno per gioco o lo fanno perché loro vedono in questo gioco un loro lavoro futuro. Venire in notte a Scampia fa paura perché le strade sono immense, sono vuote, sono brutte, sono tristi perché... È un vuoto pieno di problemi, non è un vuoto, è un vuoto pieno di tensioni e di paure. Arriva a Scampia sia la droga con i corrieri che vengono da fuori e sia arrivano i consumatori. Io mi chiedo molte volte che il problema vero non è tanto lo spaccio, ma è l'altissima frequenza di consumo. Qui vengono da Roma, vengono da Benevento, Avellino, Nola, vengono da Salerno. È un commercio fiorentissimo e anche... Dopo che la polizia ha fatto degli interventi molto grossi, rimane fortissima questa presenza. Il 16 settembre 2005, dopo un anno di guerra, viene arrestato Paolo Di Lauro. Finisce in carcere dopo i figli Vincenzo e Cosimo, che hanno guidato il clan durante la sua latitanza. La faida sembra finita. I due eserciti trovano un accordo, ma è solo una tregua momentanea. All'inizio, anche gli investigatori non sanno dare una risposta. Intanto, in città torna la calma. Una calma apparente. Tutto come prima. Non si spara più, non si muore più. Della faida di Secondigliano, la gente di Napoli smette di parlare, anche se tutti sanno che il sistema è ancora lì, sempre al suo posto. La politica dovrebbe innanzitutto affrontare seriamente questo problema. Invece di delegarlo semplicemente alle forze dell'ordine e alla magistratura, perché la camorra è un problema della politica, perché è un problema che può essere affrontato come tutti i problemi sociali solo in termini politici. Conte è un ragazzo di 18 anni che a un certo punto della propria vita può sbagliare ed è dovere dello Stato democratico cercare di salvarlo, di riconvertirlo. L'altro conto è il boss della criminalità organizzata, lì ci vuole il polso fermo da parte dello Stato. A Napoli è difficile combattere la camorra, cioè io come militante di sinistra io penso ad andare avanti come per le mie idee, forse cioè faccio la mia militanza nel partito, capito? Così lo combatto. A Napoli lo sai com'è, no? È un casino queste cose. A Napoli è un casino. È diventato difficile parlare di camorra,
Già mi è capitato più volte che manifestazioni che avevo programmato per discutere di Camorra e di rapporti con il territorio, con le imprese, con le amministrazioni pubbliche e con la società civile, cosiddetta civile, e sono state annullate anche per pressioni provenienti dallo schieramento a cui appartengo. Ci sono varie zone di Napoli che purtroppo fa un po' paura e quindi in due persone non si può andare ad attacchinare dei manifesti, diciamo, di una pubblicità nostra più che altro. Abbiamo paura. Mi hanno bruciato la macchina solo una di notte praticamente. Quindi, ma questo comunque è il clima che si respira quando la campagna elettorale inizia a diventare tesa, dura. Ormai ve ne accorgerete, la politica si sta omologando, cioè tutti dicono la stessa cosa. Chi dice le cose che vede rischia qualcosa. Una volta laureata non voglio vivere a Napoli, no, mi trasferirò sicuramente su. E questo mi dispiace perché io amo profondamente questa città. È comunque fa parte della mia cultura e ci sono affezionata da quando sono bambina, anzi per me è stato brutto sapere di venire qui, cioè venire qui e trovare una condizione che non mi aspettavo, per cui me ne andrò perché non ho trovato quello che voglio. Io personalmente dopo la laurea me ne andrò da questa città, spero sinceramente di poter lavorare al sud perché mi piace, perché ci sto bene, perché mi sento a casa mia, ma in questa città no, perché non posso vivere in una città dove cioè, non sono libera di fare quello che voglio e quando voglio. Allora il ragazzo non ha molte possibilità. O l'esercito, che è la più grande fabbrica del sud, no? O si inserisce dentro in questi contesti malavitosi, non viene assorbito, oppure va su al nord. Non ci sono possibilità di futuro. Abbiamo voluto fare questa manifestazione per creare un movimento di bambini e di ragazzi che possa veramente chiedere a gran voce la pace. E la scuola a noi sembra un posto importantissimo dove poter insegnare ai bambini una cultura di pace, dove poterglielo far chiedere a gran voce.